grazie soprattutto dell'invito di aver organizzato questa interessante occasione di riflessione in un momento importante anche per l'autorità, perché stiamo ultimando, come sanno gli operatori presenti, diciamo siamo nella fase conclusiva, finale di un'analisi di mercato che ci ha molto impegnato e che evidentemente si intreccia in un percorso nel quale poi è stato approvato il nuovo codice europeo e quindi in qualche misura identifica una serie di, diciamo, di elementi nuovi, cui accenderò e che vanno considerati. Siamo in un momento di snodo importante a livello nazionale e anche a livello europeo, siamo in un momento di trasformazione significativa se guardiamo un po' all'orizzonte degli ultimi 10-20 anni, da una fase in cui il tema principale è stato liberalizzazione e concorrenza, ad una fase in cui il focus principale adesso è sulla connettività, sulla capacità, sulla integrazione, sulla interoperabilità, sulla creazione di standard, insomma, no? Per entrare nella cosiddetta Gigabit Society. Allora, io mi concentrerò brevemente, avevo delle slide, ma diciamo per restare nei tempi farò lo stesso discorso senza slide, perché poi dopo ci sono delle slide, quindi cercherò di attirare di più la vostra attenzione su questo, mi concentrerò su alcuni aspetti di fondo. Allora, il primo punto è da dove veniamo. Noi veniamo da, lo dico anche per gli studenti, noi veniamo appunto da una regolazione, da un impulso di 20 anni che si è basato soprattutto su quello che avevamo allora, cioè sulle reti fisiche tradizionali e su come poter spingere la concorrenza e gli investimenti per aumentare la capacità. Naturalmente questo era un percorso che è stato un percorso molto importante a livello comunitario all'epoca, quindi a livello della Commissione Europea, poi a livello dell'Unione Europea, con due caratteristiche fondamentali: migliorare la concorrenza e la connettività, garantire standard minimi di collegamento agli utenti anche in termini di servizio universale, tre, cercare di realizzare questo che è sempre poi al fondo delle iniziative europee, una armonizzazione della connettività e dei servizi, in modo da far sì che poi il cittadino europeo possa avere in prospettiva, dovunque si trovi nella mobilità europea, le stesse tipologie di caratteristiche. Quindi, come sapete, poi c'è questo tema che sta nel trattato, cioè della creazione del mercato unico. Quindi l'elemento su cui concentrarsi per analizzare l'evoluzione di questi anni è un elemento duplice: da una parte le imprese, ma dall'altra parte anche i cittadini, perché diciamo, dobbiamo far sì che il cittadino europeo possa avere mediamente lo stesso tipo di accesso, lo stesso tipo di qualità, dovunque si trovi. Allora, qui noi ci troviamo di fronte, come Italia in particolare, ci siamo trovati in una situazione un po' particolare, perché avevamo una legacy storica, come sapete, molto diversa da quella di altri paesi, non avendo avuto fondamentalmente l'esperienza del cavo, quindi non avendo avuto fondamentalmente l'esperienza di monopoli anche locali, ma che permettevano attraverso il vecchio cavo coassiale di portare, diciamo, un certo tipo di connettività media significativa. Quindi la scelta che è stata fatta, come quella di altri paesi europei, è stata quella di aderire prontamente, anche diciamo adesso con la nascita 20 anni fa dell'autorità per le garanzie delle comunicazioni, di aderire pienamente a questo disegno che vedeva nei processi di liberalizzazione di concorrenza lo stimolo fondamentale per realizzare investimenti, con un modello molto chiaro che negli ultimi tempi, a mio avviso, è entrato abbastanza in crisi, cioè con il modello del famoso letter of investment. No? Cos'era il letter of investment? Il letter of investment era l'idea che sostanzialmente ci fosse una gradualità, una scala, letter of investment è una scala, ci fosse una gradualità di intensità di regolazione e infrastrutturazione dei concorrenti.
Cioè, l'idea era, se noi liberalizziamo un mercato nel quale un soggetto, soprattutto se verticalmente integrato, è un soggetto che ha anche il controllo della risorsa essenziale e fondamentale, cioè della rete, i concorrenti possano sviluppare la propria presenza sul mercato facendo che cosa? In un primo tempo accedendo alla rete di Telecom Italia per raggiungere la propria clientela e poi man mano emanciparsi proprio scalando la scala degli investimenti, cioè man mano avendo un pezzo di rete propria e quindi essendo man mano sempre più infrastrutturato, quindi emancipandosi dalla dipendenza tecnologica dell'incumbent. E nel far questo, allora il regolatore avrebbe dovuto definire un insieme di prezzi incentivanti tali per cui ad un certo punto ad un operatore che cresceva sul mercato conveniva o sarebbe convenuto investire in propria rete, perché magari facendo così pagava un canone di accesso alla rete di Telecom residuale inferiore rispetto ad affidarsi interamente alla rete di Telecom. Cosa c'era dietro questo meccanismo che in qualche misura è stato superato dal nuovo codice? Non è stato messo in prospettiva, vi erano due gambe: concorrenza nei servizi, concorrenza nelle infrastrutture, infrastructure and service competition, che dialogavano dinamicamente insieme. Nel corso del tempo, soprattutto in Italia, noi abbiamo visto questo tipo di concorrenza, cioè concorrenza tendenzialmente infrastrutturata con diverse capacità degli operatori concorrenti, quindi diversa intensità di investimento, e in questa tendenza alla concorrenza infrastrutturata, che comunque era un po' diversa, l'elemento dell'integrazione verticale, quindi concorrenza infrastrutturale crescente con operatori quasi tutti verticalmente integrati. Quindi dal punto di vista economico la logica era: dobbiamo, nella gradualità in cui ciò conviene, insistere sul cosiddetto lateral investment nell'idea che a un certo punto operatori verticalmente integrati si faranno più concorrenza fra di loro. Questo è un modello, devo dire, particolarmente italiano rispetto alla varietà di quello che si vede tra paesi europei e all'interno dei paesi europei, proprio per quella legacy che avevo detto prima. E a un certo punto però che cosa è avvenuto in Italia? Senza, diciamo, guardando i fatti, noi siamo molto contenti guardando a 20 anni e soprattutto guardando anche alla fine di questa consigliatura l'incremento della concorrenza infrastrutturale che c'è stato in questi anni, anche, diciamo, il take-up di linee broadband e ultra broadband che effettivamente c'è stato, ma in qualche misura abbiamo avuto, dobbiamo dire che il caso italiano rappresenta un elemento di consapevolezza rispetto al quale l'endero di investment, che pure è così importante, è una scala della quale non riusciamo o non riuscivamo a vedere la lunghezza temporale, nel senso che con certe persone un po' appesantite o anziane, scalando questa, no, scalando, no, mi ci metto pure io, scalando questa scala, no? Poi ci sono quelle persone, a un certo punto dice: fammi fermare un attimo, fammi riprendere fiato, no? Quindi, diciamo, ci sono molti casi, molti elementi locali in cui si sosta questi pianerottoli e questa scala non si capisce bene quale dinamica di investimenti abbia. In questo contesto è emersa l'idea in Italia di un grande piano di investimento per la banda ultralarga, soprattutto evidentemente un piano che riguardava aree del territorio che stanno più indietro, le cosiddette aree CDT, chiamiamole aree a digital divide, diciamo a bassa densità, a potenziale fallimento di mercato, ed altre aree che invece a causa della loro densità hanno una potenzialità di mercato più, diciamo, più significativa, che attrae più investimenti. E quindi il problema che si è posto il governo soprattutto, ma ovviamente un regolatore deve poi interagire con quelle che sono le iniziative
di governo legislativo e normativo, si è posto il tema, come dire, di affrontare non soltanto la dinamica investimenti-concorrenza, ma di capire come questa dinamica si realizzasse non solo rispetto alla media europea, ma anche all'interno del paese, e quindi con aree rispetto alle quali effettivamente questo modello dava dei risultati positivi, ed aree invece nelle quali vi era soltanto l'operatore incumbent e nelle quali peraltro l'assenza di pressione competitiva inevitabilmente si traduceva anche in un ritardo degli investimenti, perché poi gli investimenti vengono realizzati con più forza lì dove c'è una maggiore pressione concorrenziale, anche perché dove c'è una maggiore pressione concorrenziale c'è anche una densità tale non soltanto da recuperare gli investimenti, ma anche da chiedere una certa tipologia di servizi. Insomma, questo è l'elemento nuovo che oggi si presenta ai nostri occhi, cioè finalmente, bisogna dirlo, una politica che può piacere o non piacere, ma che esiste significativamente, una politica pubblica di investimento su queste reti, una concorrenza che comunque nell'impatto Ladder of Investment ha prodotto i suoi risultati, e in questo processo anche una trasformazione, lo vedremo fra un attimo, perché nuovi operatori sono entrati sui mercati con questa caratterizzazione di essere operatori wholesale only, e non soltanto wholesale only, quindi introducendo un elemento nuovo rispetto al vecchio che vedeva una concorrenza solo fra operatori verticalmente integrati, quindi l'elemento della separazione verticale essendo wholesale only, ma con in più una caratterizzazione di esclusiva specializzazione nell'investimento ad altissima capacità, e cioè esclusivamente in fiber to the home, più o meno, insomma, fiber to the home con le variazioni che poi saranno spiegate. Quindi un quadro di complessità positivo perché avviene in una fase nella quale l'Italia è cresciuta significativamente. Dopodiché uno dei problemi che il regolatore si è posto è che, nonostante noi siamo cresciuti in questi anni significativamente, siccome sono cresciuti anche gli altri, poi nelle graduatorie che voi vedete, per esempio quella d'ESI europea, comunque restiamo indietro, però diciamo in alcuni casi va anche guardata la nostra storia individuale, cioè quanta strada abbiamo fatto. Perché, ripeto, altri paesi che poi hanno anche caratteristiche geografiche, orografiche diverse dalle nostre, anche di dimensioni diverse dalle nostre, hanno fatto dei passi avanti molto significativi, perché hanno fatto subito una discontinuità verso, come dire, l'FTTH molto più forte della nostra, hanno minori problemi di rigidità di dati, e quindi in un contesto di 28-27 paesi europei, evidentemente noi, pur crescendo, però non risultiamo, come dire, non, c'è un po' di verità che manca in queste statistiche. E veniamo al codice. Che cos'è che il nuovo codice, poi smetto perché ci sono relazioni più specifiche su questo, cos'è che il nuovo codice introduce effettivamente che ci aiuta a guidare questa nuova fase? Ripeto, questa nuova fase è caratterizzata da aspetti positivi, perché molto è stato fatto, ma anche da una grande complessità, perché resta il digital divide, resta il problema di garantire una sempre maggiore connessione ad alta capacità a tutti i cittadini, resta il problema di garantire concorrenza e investimenti, resta il problema di capire se questo modello di ladder of investment, tra quindi concorrenza infrastrutturata tra operatori verticalmente integrati, è ancora il punto di riferimento importante per l'innovazione, come questo si coniuga con il fatto che non solo potenzialmente un operatore Olsenoni può venire, ma effettivamente un operatore Olsenoni è entrato, e tra l'altro un operatore che è fortemente impegnato nel realizzare appunto quegli obiettivi di politiche pubbliche in certe aree di digital divide. Come tutto questo si integra con il nuovo codice? Beh, il nuovo codice introduce degli elementi molto importanti. Il primo, si ridefinisce uno degli obiettivi, cioè si specifica che accanto a tutti gli altri obiettivi che c'erano nel vecchio codice, l'elemento dell'innovazione in alta capacità è un elemento fondamentale. Naturalmente si può discutere se questo sia veramente un nuovo obiettivo che non era presente prima, o se sia semplicemente una riformulazione degli obiettivi che già erano previsti nel vecchio codice,
o se volete una specificazione, io propendo più per questa seconda ipotesi, nel senso che quello che viene fatto è che viene specificato, vengono incoraggiati i regolatori nazionali a dire potete dirlo, potete dire che le vostre scelte le fate anche tenendo conto di questo vincolo e non soltanto del vincolo di bilanciare l'entrata dei concorrenti o del vincolo di, della connettività. Potete dire che fate una scelta, potete dire che fate una scelta che sia guidata anche da investimenti. Quindi quando dovete giustificare il motivo per cui per esempio scegliete un rimedio rispetto ad un altro, oppure perché in un certo contesto non fate ciò che la vecchia regolazione, il vecchio codice avrebbe previsto in quel caso, potete dire che dietro questa analisi c'è la scelta di, come dire, incentivare un investimento ad alta capacità. Questo per noi è molto importante, perché effettivamente nel vecchio codice, soprattutto visto che qua ci sono molti esperti di telecomunicazione, nel modo in cui la Commissione europea poi ha ragionato in passato anche nei vincoli, io mi ricordo nella vecchia analisi di mercato, noi ho tentato di dire ma perché non introduciamo un meccanismo premiante per esempio per i nuovi operatori che investono di più, perché mancava in qualche modo un aggancio di questo tipo. Adesso questo aggancio cede, questo è il primo principio. Il secondo principio è quello di introdurre elementi facilitanti, per esempio considerare esplicitamente il co-investimento, anche qui un'altra capacità, e ovviamente introducendo dei vincoli abbastanza significativi sul co-investimento, forse giudicati da alcuni operatori troppo stringenti. Però l'idea era un pochino questa qui: noi ci rendiamo conto, questo è un altro pezzo importante della discussione da mettere sul tavolo, ci rendiamo conto che più aumentiamo la capacità di investimento, più l'idea di avere una concorrenza infrastrutturale verticalmente integrata diventa costoso sotto il profilo sociale. Quindi più aumenta la capacità di investimento, più forse è economicamente razionale che quella capacità sia tendenzialmente unica sul mercato, comunque non sia moltiplicata per tutto il numero di operatori che vengono sul mercato, e sia condivisa, chiaramente a condizione che questo non implichi un coordinamento poi sul mercato globale da parte di soggetti che devono essere concorrenti. E quindi di nuovo questo è un elemento importante di riflessione. Terzo pezzo, che si lega in qualche misura anche a questa idea, l'idea dell'operatore wholesale only, del quale viene riconosciuto lo status, viene riconosciuta l'utilità, viene anche riconosciuta l'idea di una tendenziale, come dire, favor dal punto di vista della light regulation laddove si dovesse presentare un operatore di questo genere. Light regulation però dove, evidentemente, in contesti nei quali la sua presenza potrebbe essere di tipo monopolistico, perché se wholesale only è comunque in un contesto concorrenziale, evidentemente non ha bisogno proprio di regolazione, non soltanto di light regulation. Ora però, se noi mettiamo insieme questi due momenti, cioè il co-investimento e lo wholesale only, secondo me entrambi, poi se ne consideriamo in un contesto unitario, ci stanno suggerendo l'idea di dire, anche se poi non c'è il coraggio forse di dirlo fino in fondo, ma insomma qua ci sono anche degli economisti e quindi diciamo usiamo i termini che conosciamo, ci sta anche volendo dire guarda che c'è un'ipotesi possibile dove ad un grandissimo investimento di grande capacità può corrispondere una logica di monopolio naturale anche di tipo locale, se corrisponde una logica di monopolio naturale per cui è inefficiente duplicare le infrastrutture, allora forse la soluzione è quella del coinvestimento, ma anche dell'operatore wholesale only, circostanze che forse diciamo potrebbero anche eventualmente essere viste in una prospettiva evolutiva, cioè situazioni che iniziano come coinvestimento e che terminano poi con un operatore wholesale. Allora, questo significa che noi abbiamo degli strumenti, degli attrezzi nuovi,
che intendiamo utilizzare. Personalmente io sono convinto, sto lavorando in questi giorni su questo, che anche perché è stato già fatto, poi chiedo conferma a quelli che da più tempo di me si occupano di queste tematiche, che si possa applicare, che l'autorità possa applicare direttamente il nuovo codice, senza bisogno di una trasposizione del codice italiano, perché ci sono già delle esperienze passate in cui è stato fatto. E in secondo luogo perché vige il principio che quando hai, intanto quando hai un aggiornamento e poi quando hai dei codici europei che sono già così stringenti, già collegati ad un'autorità di regolamentazione che svolge le sue attività di consultazione in un certo modo, eccetera, eccetera, diciamo così, hai tutte le garanzie che puoi applicarlo. Quindi, diciamo, in questo contesto è una riflessione che stiamo facendo. Finisco dicendo che l'altro pezzo importante del codice che si deve integrare è quello che riguarda il 5G, cioè quello che riguarda tutta la nuova parte di integrazione a fra fisso e mobile. Diciamo, usare queste parole oggi è abbastanza poco corretto, cioè il concetto di integrazione fisso e mobile è una cosa un po' antica, oggi è un concetto, diciamo, di continuità, di idea di una rete che deve essere una rete unica, di architetture che si sono molto molto evolute e nel quale, quando parliamo di 5G, dire che è soltanto qualcosa che riguarda il mobile è assolutamente sbagliato, perché, diciamo, nelle nuove architetture ovviamente fibre 5G vanno strettamente connessi. E qua sono stati introdotti anche qui dei principi che però devo dire in qualche misura l'autorità italiana aveva già anticipato, sia misure che riguardano anche qui la possibilità di meccanismi di share, di network sharing, sia il concetto di armonizzazione, noi abbiamo fatto sulla banda L, sulla 3638, persino sulla 26, abbiamo sempre fatto, diciamo, dei passi che ci hanno portato in questi anni allo standard che era stato evidenziato a livello europeo prima che lo facessero anche gli altri paesi. Ovviamente, perché l'armonizzazione è importante nello spettro? Perché riduce, più popolazione usa in quelle frequenze lo stesso servizio, più quelli che producono telefonini e vari chips alla fine hanno una platea molto ampia, riescono a fare degli sconti poi sul costo del device, e quindi in qualche misura l'armonizzazione è un elemento che va a beneficio evidentemente non solo delle imprese ma anche dell'utente finale. Quindi sullo spettro mi sento di dire che noi abbiamo abbastanza anticipato le novità europee, che quindi impattano relativamente poco. Oggi abbiamo ancora un altro round a proposito di 5G dell'asta tedesca, che ieri ha raggiunto 5.878 milioni. È vero che lì si sta mettendo a gara tutta la banda 3.4, 3.6, mentre noi ne abbiamo fatti soltanto 200 MHz. E, vero è che lì si sta mettendo a banda anche la 2.1 di frequenze, ma nel complesso siamo ad una gara che si sta approcciando comunque verso i 6 miliardi con una serie di operatori che stanno rilanciando. Quindi, diciamo, io mi riserverò un tweet quantomeno quando finirà la gara tedesca per dire che alla fine queste, diciamo, osservazioni critiche così forti che sono state fatte sulla gara italiana, come se, diciamo, poi il risultato della gara non fosse stato comunque un risultato di libere scelte di operatori che hanno continuato a rilanciare nel corso del tempo, ecco, mi riserverò di dire che forse l'Italia non è così anomala. Ma perché? Perché il 5G è un elemento di svolta, è veramente una concorrenza per il mercato molto più del passato, quindi bisogna guardarla con un paradigma diverso. Secondo me anche fare il calcolo del costo per popolazione, per megahertz, è riduttivo, perché c'è un valore di opzione degli operatori nell'avere quello spettro e nell'accettare questa sfida di sviluppare dei nuovi modelli di business che è straordinario e che non è l'equivalente delle generazioni precedenti. Naturalmente c'è un rischio, può darsi che abbiano sbagliato tutto, ma è questo quello che stanno pagando, cioè l'accesso,
l'investimento verso un mondo nel quale anche lì, secondo me, in prospettiva, non dico oggi, ma in prospettiva, cambierà il rapporto tra fisso e mobile, il rapporto anche tra integrazione verticale, cioè tra chi ha la rete e chi fa i servizi sul 5G. Quindi anche lì una prospettiva di operatori, non dico necessariamente verticalmente separati, ma che siano una piattaforma per altri servizi, secondo me è molto probabile.